Napoli. In via Marco Aurelio, i militari del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di Rione Traiano hanno rinvenuto in un container abbandonato sacchetti di plastica al cui interno erano stoccati complessivamente quasi 5 kg di marijuana, un coltellino, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Nello stesso luogo rinvenute e sequestrate due pistole, un revolver con marca e matricola Brasa, 5 colpi calibro 38 nel tamburo e una semiautomatica calibro 7,65 con serbatoio e un proiettile. Poco distante, in via Romolo e Remo, i carabinieri hanno rinvenuto in un'area verde pubblica una seconda pistola revolver. Anche in questo caso, 5 proiettili calibro 38 inseriti nel tamburo e una busta contenente 40 grammi di marijuana. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazione.